E siamo con Cristina Clerico, assessore alla cultura presso il comune di Cuneo. Benvenuta. Grazie a voi per l'ospitalità e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori. So che c'è un evento importante in arrivo, di cosa si tratta? Si tratta di un'unione tra cinema e archeologia, il Festival del Cinema Archeologico, l'Archeocine Film Festival di Cuneo, che giunge alla sua seconda edizione. È un progetto a cui teniamo molto perché è un modo per avvicinare il pubblico meno addetto ai lavori a quella magnifica arte che io definisco tale, che è lo studio dell'antichità attraverso l'archeologia. Come è nato questo progetto? Questa iniziativa è spontanea per il nostro museo, perché il nostro museo è il museo di riferimento archeologico della provincia. Il civico di Cuneo ha collezioni importanti archeologiche, da ultimo implementate grazie ai ritrovamenti che sono avvenuti durante gli scavi della Cuneo Appi, allorquando si è rinvenuta una grande necropoli longobarda che ancora fase di studio dal punto di vista archeologico, ma i cui reperti, che sono circa 800 corredi funebri longobardi, sono ora depositati dallo scorso anno presso i nostri depositi museali, in attesa di valorizzazioni che richiederanno i tempi di chiusura dei primi studi sulla necropoli. Ma nel frattempo parliamo di archeologia, lo facciamo anche attraverso il cinema per risvegliare attenzione e curiosità. L'evento è dedicato a tutti? L'evento è dedicato a tutti, abbiamo da quest'anno anche una matinée per le scuole e nelle serate, ovviamente di giovedì, venerdì e sabato, avremo 6 proiezioni intervallate da chiacchierate con gli esperti e nei pomeriggi di giovedì, venerdì e sabato dalle 16 alle 18 al Museo Civico una serie di laboratori per famiglie con cui creeremo prodotti a tema con le proiezioni in programma la sera, così che anche le famiglie con i bambini più piccoli possano vivere in famiglia il Cuneo Archeofilm 2024. Dove vi troviamo? In San Francesco, quindi complesso monumentale di San Francesco, l'ingresso è libero, i laboratori invece vanno prenotati, sul sito del Museo Civico trovate le illustrazioni più puntuali. L'invito è a vivere l'archeologia con la curiosità che si ha quando da bambini si pensa ai dinosauri. L'archeologia è anche quello, ma è tanto altro, e abbiamo voglia di condividere con tutti i curiosi questa meraviglia. E noi ringraziamo Cristina Clerico, assessore alla cultura presso il comune di Cuneo. Grazie, buon lavoro, alla prossima. Grazie a voi.